Tragedia nel weekend lungo la Noalese. Ieri notte in un incidente stradale ha perso la vita un 27enne di Fiesso d'Artico. Blitz dei No Global contro i tornelli posizionati dall'amministrazione all'ingresso del centro storico. Tafferugli con i vigili. Primo maggio al lavoro per i dipendenti di Coin, che tra poche settimane perderanno il posto. La CGL porta loro una rosa. Undicesima vittoria in 12 partite per una Reier straordinaria che travolge il Capo d'Orlando. Buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano. In primo piano ancora una volta la cronaca di un incidente stradale di un weekend di sangue sulle strade. A perdere la vita questa volta è stato un 27enne di Fiesso d'Artico. La Riviera è sotto shock per la morte di Diego Rampazzo, 27 anni di Fiesso d'Artico. Il giovane ha perso la vita ieri notte alle 2:20 a Mellaredo di Pianiga al volante di una Volvo V40 che dopo una sbandata si è schiantata contro un muretto in cemento armato. Il 27enne è morto sul colpo, in gravissime condizioni la fidanzata di 25 anni che viaggiava al suo fianco e che ora si trova ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La coppia stava rientrando a casa dopo aver assistito al concerto di Neck, Francesco Renga e Max Pezzali a Verona. L'incidente è accaduto a poca distanza dall'abitazione della ragazza. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Diego Rampazzo. A Mellaredo di Pianiga sono arrivati subito anche i vigili del fuoco, cui è toccato il compito di estrarre il corpo della ragazza rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, e i carabinieri della tenenza di Dolo, che hanno eseguito rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo i primissimi riscontri, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Blitz dei No Global contro i tornelli posizionati dall'amministrazione Brugnaro a Venezia. Terza giornata di sperimentazione dei varchi a Venezia, rimasti aperti come sabato, perché evidentemente, come ha spiegato il comandante della Polizia Municipale Agostini, la sola presenza genera un effetto deterrente inducendo i turisti a prestare più attenzione alla cartellonistica. Il sindaco, che commenta il blitz di un gruppo di attivisti dei centri sociali che domenica si sono presentati a Piazzale Roma per smontarli, è intenzionato a proseguire con la sperimentazione. Venezia è la città, non è un corpo a tema! Ringrazio la polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, polizia, questore, prefetto, abbiamo ripristinato tutto mezz'ora dopo questo gesto eroico dei nostri No Global locali. Noi continueremo a volere a tutti i costi risolvere i problemi della città, che per tanti anni queste persone hanno impedito che si potessero risolvere. Non caderemo nelle provocazioni, con grande serenità continuiamo a voler regolamentare i flussi per far vivere meglio le persone. Potete venire tranquillamente a Venezia. Varchi, tutto a posto, si continua con la nostra sperimentazione. Si va avanti dunque, mentre carabinieri e agenti della Digos lavorano per identificare i responsabili del blitz. E finora, ha dichiarato ancora il primo cittadino, sta funzionando anche lo spostamento dei lancioni turistici alle Fondamenta 9, la parte opposta a San Marco. Sarà un primo maggio di lavoro, forse l'ultimo primo maggio di lavoro per molti dipendenti di Coin, che a breve perderanno quasi certamente il posto. Un primo maggio per testimoniare solidarietà e vicinanza a chi da qui a pochi mesi rischia di perdere il proprio posto di lavoro e la sicurezza per sé e per le proprie famiglie. Filcams CGL parte dai lavoratori e dalle lavoratrici di Coin, il cui futuro è ancora appeso a un filo. Noi auspichiamo che il giudice possa rendersi conto che una situazione del genere ha bisogno di tempo. Ha bisogno del tempo sia per i lavoratori ma anche per la politica della città, che non deve abbandonare questi lavoratori. Quindi noi speriamo che il giudice decida un ampio spazio di tempo per la risoluzione del problema. Ma la solidarietà coinvolge la totalità dei lavoratori del commercio, la maggior parte dei quali proprio domani saranno costretti a prestare la loro opera. Era proprio il caso di tenere aperto il primo di maggio? Si poteva chiudere? Si poteva rispettare la festa dei lavoratori? Io credo di sì. Quindi domani, in tutte le realtà aperte dove i lavoratori non conoscono questa libertà, noi passeremo con un atto di solidarietà. Oggi vigilia di mobilitazione, di sciopero anche per i lavoratori del trasporto privato, a proclamarlo i COBAS, che in una nota stigmatizzano l'attività antisindacale operata da talune aziende che dopo
dopo aver appurato l'adesione dei lavoratori a quella sigla sindacale, gli hanno arbitrariamente ridotto lo stipendio. Siamo allo sport, come sempre al basket, con la Reyer sempre più padrona del campionato, 11 vittorie in 12 partite. 104-85 e l'Umana Reyer conquista l'undicesima vittoria su 12 partite giocate, arrivando in cima alla classifica in solitaria dopo la sconfitta di Milano battuta in casa da Pesaro. Sul parquet del Taliercio gli Oro Granata hanno sconfitto i siciliani di Capodorlando guidati dall'ex coach della Reyer Andrea Mazzon, accolto da un'ovazione e premiato all'inizio della gara. Ma è una partita che poteva essere insidiosa e che invece siamo stati bravi a controllare per tutti i 40 minuti e soprattutto una partita che poi mi ha permesso di far giocare tanti giocatori, a cominciare da Sosa, dallo stesso Res, a dare più minuti a chi di solito ne ha un pochino meno, ma soprattutto a darne di meno a chi di solito ne ha di più. E poi una partita che ci garantisce uno dei primi due posti, che non è una cosa da poco. E quindi adesso la cosa importante è recuperare energie, vedere Stefano cosa si è fatta alla spalla, perché non riusciva a giocare, e recuperare energie e prepararci per mercoledì per questo grande appuntamento. Mercoledì infatti per la Reyer si gioca una partita importante, la finale tutta italiana di Eurocup contro Avellino, su cui l'ultima volta gli Oro Granata hanno avuto la meglio. Appuntamento alle 20.30 al Palasport Taliercio. E allora un doveroso in bocca al lupo alla Reyer, TG Venezia invece per oggi termina qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.